Ma mi sbaglio. Allora, come mi dicevi, dobbiamo fare una cosa. Ma mi sbaglio o il roll ha meno frame adesso? No, penso che ti stai compenetrando con l'erba. No, siamo no. abituati con Elden Ring. Che finalmente lo giochiamo a un frame rate decente dopo no, anni. No. Sì, è vero però, va. No, secondo me è il vestito nuovo. Dici? Sì. Il nuovo vestito abbassa il frame rate del roll. Guardalo. Che fa schifo. Questo non l'ha mai fatto. Perché poi la camminata è bella. È la cosa che ti fa di continuo per rollare qua. Orribile. Bentornati, è da un po' che non gioco, non so che devo fare. Non è vero, prima mi diceva ok, oggi dobbiamo fare questo. No, mi hanno costretto. Ha detto dobbiamo fare questo. Mi hanno costretto. Che dobbiamo fare veramente? No, non lo... Mi ricordo la bomba dei cuffi. Sì, è come se mi avete su grazie, un cazzo. È come dire no, guarda. Giorgio Mastroda dei giochi sei. Devi diventare il lord dei tizzoni, questo cioè. La bomba dei gufi, devi trovare la bomba dei gufi, grazie al cazzo. La polvere di rino, questo amo fa. Siamo andati da Odessa, Odessa che ci ha chiesto? La polvere di rino che creava un boccio, tu non ti ricordi niente? Eh? E tu vuoi giocare sempre ma non ti ricordi un cazzo. Ma che senti che bell'odore di cane che c'è? No, c'è una puzza di cane. Sta avendo dei problemi. Mi piace l'odore di cane. Bomba, c'è la polvere di Odessa. Tutti i problemi io devo risolvere. Pure io c'ho bravo, a me che me li risolvi i problemi. Odessa, l'erborista della città di Rodi, ha bisogno di polvere di rinnovamento per creare i vizi del bosco. Questo bomba di Gokuro. Non so che devo fare. To pazzo. Dobbiamo fare la bomba dei gufi, ma non so. Comunque, secondo me devi sbloccare altre zone della mappa. Mica che cazzo. Perché guarda che è tutto interconnesso. Perché vai. Io stavo qua? Perché siamo stati qua? C'è Racina, devi andare a Racina. Terracina, sta in provincia di Roma. Sì, sì, la bomba dei gufi. No, noi siamo andati da Odessa e Odessa ci ha detto qualcosa. Io qua ho droppato, se tu c'hai vaga rimembranza. Sì, siamo qua per il motivo. Porca di quella puttana. Ma a che serve questa cosa? Ditemi a che serve. Devi prendere la spada del muro, forse è come il del Ringo Dark Souls che si apre un portale magico. Cazzo niente. Esatto. No, ma perché secondo me del Ring hai trovato qualche buco magico? Beh, a Celia ne trovi un fottio nella città della magia. Ogni muro praticamente c'ha una roba dietro. Appena trovi una libreria che non è libri, che è vuota, vai. Oh, questa deve sbloccare il mulino a vento. E gli serve il martello fotonico di sto cazzo. Che trovi a Grombel? Hai trovato l'arma segreta? È l'unica cosa in grado di sbloccare la mia ruota. Deve trovarsi nel castello, forse nella parte abbandonata, dietro la seconda giardino. Effetti assenza. Se avessi un'arma così potente, anch'io vorrei andare nel guardiano. Ok, dobbiamo entrare dietro a quel cazzo di giardino dei Bobbo Cristi. Mo dove cazzo devo andare io? Per sbloccare il... Io ti vorrei aiutare, giuro che ti voglio aiutare. Io... Cioè questi rimontano pure, capito? Però comunque non si ricordano un cazzo. Io sto bloccando. Rocco, sei tu che hai montato l'ultimo baldo? No? No. Ah, l'ha fatto Sabrina? Sì. Ah, azzo, abbiamo perso l'aiuto, raga. Porca puttana. La bomba dei gufi. La prossima volta deve stare pure Sabrina quando facciamo ballo. Perché i montatori sono gli unici che sanno che cazzo sta succedendo. La sta tenendo dei problemi col suo mulino. Aiuto da casa. Si è stato rapito e tenuto prigioniero dai rat. Sabrina, buongiorno, scusa. Ci serve un aiuto, siccome l'ultimo baldo l'hai montato tu e magari ti ricordi che cazzo dovevamo fare, perché noi adesso abbiamo aperto il gioco. Ed è come se fossimo in blind. Tu ti ricordi che cosa dovevamo fare? Ma no, non ha dato nessun gioco. È vero? Oddio. No. Oddio. A questo livello, io non saprei proprio cosa fare. Oddio, Horizon Forbidden West, sono tipo 3 settimane che non lo tocco. Se io me lo apro, probabilmente mi fa st'effetto. Allora,
io non l'ho giocato, ma ci sarà tipo un menu che ti dice cosa devi fare? Sì, sì, no, il quest log c'è, non è mica il terreno. Ma questo l'abbiamo fatto? Questo? Per me è uguale a un sacco di altre stanze come... Mi sa di sì. Labirinto. Sì, l'abbiamo fatto. Comunque mi dà un fastidio cane. È vero, è brutto. Sembra di giocare alla Switch. L'hanno aggiornato. Hanno fatto un bug fix. Hanno. Guarda, è proprio brutto. Dai, lo droppiamo, droppiamo. Che passa? Che cazzo di patch hanno fatto? Scusami. Hanno corretto un fix con un bug. Ma tu sei sicuro? Cioè, sei sicuro che ci sia? Sì, cioè, prima era. Ma magari non ce ne siamo mai accorti. Beh, no. Scusami. Tra l'altro la rotolata non era più veloce prima. Mi pare però di sì. Adesso hanno migliorato i collegamenti, sono iperveloci. Cioè, sto fumato e non mi sono drogato ultimamente. No, mi sembra che si entri prima nelle cose. Il viaggio verso le terre perdute. Baldo update. Hanno rallentato la schivata e per farlo non hanno rimesso i frame. Baldo, disponibile la prima patch, 1 settembre 2021. Quindi ci stiamo fumando tutti quanti. Ma non lo so, però non mi ricordo quella schifezza di... È uno dei tanti effetti di Baldo questo, cioè ti confonde anche a livello di... Io non me lo ricordo così, detto sbiggioramente. Cioè, secondo me tutti i giocatori di No, vabbè, ma dai, e il resto è abbastanza scorrevole, guarda il fumo proprio. Vero. Cioè, il fumo va a frame diversi. C'ha la dissolvenza di Photoshop disturbo. È tutto il resto che è un disturbo, Paolo. Non è tanto la disturbo. Qua ci siamo entrati, abbiamo fatto già tutto, vero? Dovevamo fare? Sì, questa è la famosa stanza. Sì, sì. Ma cammamita, che è questo? L'abbiamo fatto, vero? Sì, due gameplay fa. Paolo, come fai a saperlo? Ricordo che ci sono stati due ore di registrazione. Oh, io ho perso proprio... Allora, io ti dico solo che Sabrina ha sentito il messaggio e non mi sta ancora rispondendo. Secondo me sta così. Sabrina si sta rivedendo. Sta cercando di ricordare... Si sta rivedendo il video. Qua puoi scavare, attenzione. No, ma qua non c'è niente, perché già ho fatto lo scavamento. Senti, ma non è che devo andare sotto a risolvere altri salcazzi? Oh, ma hai visto che è uscito su Armi? È uscita una raccolta di commenti entusiastici su Baldo. Dobbiamo farci un video. Cioè, perché... Penso che stiamo diventando i più titolati a fare un video. Anche perché siamo gli unici che l'hanno finito senza leggere le guide di merda. Che... Non è vero, l'avete letto le guide di merda. E comunque non è sincerità. Allora, eccoli qua, allora dicono. Una release fisica deve esserci. Vabbè, è vero, mi piacerebbe. Mi piace stare qui durante il giorno. Questo qui sta qui durante il giorno. Non vedo l'ora. Baldo è un gioco incredibile e voi ragazzi meritate tutti gli strumenti per farcela con un team così piccolo. Vabbè, ci sta, insomma, sono entusiasti. Anche io lo sarei. Cioè, quindi mo che esce la copia... Se non avessi proprio giocato il gioco... se esce una copia fisica, la prendo. Poi faccio come Fraus. Baldo 2, per favore. Che fai come Fraus? Ci fai spari? Tanto è una copia fisica, ci posso fare quello che vuoi. Allora, devo dire la verità. Se esce la copia fisica di Baldo, anche io la prendo. Sai perché? Perché ho pensato una cosa. Immagina che domani te ci rompiamo l'anca. Ok? Metti che ci rompiamo l'anca. Tu te lo rigiochi da capo. E sono bloccato all'ospedale per 3 mesi, non posso fare un cazzo. Tu te lo rigiochi da capo. A cosa giochi? Ho fatto una domanda specifica, non tergiversare. No, dico... Tu te lo rigiochi da capo, punto interrogativo? Sì, perché è come essere in blind, per me, perché non ricordo nulla. E poi è l'unico gioco che ti tiene occupato 3 mesi e quando esci dall'ospedale sei al 12% della campagna.
Perché o giochi qua o giochi a Dark Souls 2, però fissandoti che devi uccidere tutti lanciando coltelli. Quello puoi fare. Noi intanto sto provando a fare una cosa, perché il tizio che stava lì... Il giorno lì, sì. Poi io su Elden Ring la metà dei boss lo uccisi a coltellate, perché quando gli rimane tanto di vita così, quello è il momento che ti uccidono. Quindi tu dalla distanza lanci i coltelli e vaffanculo. Potrebbe succedere di tutto adesso. Perché? No, ci siamo stati nella stanza della... No, qua no. No, va spinto, non si apre da questo lato. Hanno proprio imparato tutto da Miyazaki questi. Che c'ha sul piede? Cos'ha invece del piede? Stanno facendo dei movimenti. Mi sembrava. Padre è rimasto seduto fuori su quella panchina tutta notte, credo che gli piaccia guardare la luna. Tuo padre. A te invece ti piace cambiare numero di scarpe, eh? Vai dal 31 al 49. C'ha le scarpe magiche. Bambina, è notte, dovresti stare, domani cercherò di essere ancora più veloce. Scam i soldi? Sì, sì. È la scammer. Porca puttana, ci avrà inculato 100 dindi fino ad oggi? Secondo me sta, c'ha da parte un patrimonio. Guarda la casa, infatti, che bella. Secondo me se la riusciamo a battere la corsa e poi ci riparliamo fa... Hai mai sentito parlare di Herbalife? Io questo non ho capito da dove cazzo la devo spingere. E anche la parte di sopra, da dove cazzo la devo spingere? Entrambi vanno spinte. Dov'è la panchina dove sta seduto zio Pippo? Oh, qua ci siamo già stati, eh? Sì, solo che è notte adesso. Dov'è la panchina di zio Pippo? Forse sta al piano di sopra. Magari guarda... Quella mi ha detto, a mio padre piace guardare le cose la notte, le panchine. Ah, eccolo qua. Mi piace restare qui a godermi la così tranquilla, adoro la luna. Quando ero bambino ho letto molte storie sulla luna. Su misteriosi segreti. Sembra che il bagliere della luna possa rivelare sentieri magici, segreti nei muri e attraversare gli specchi in grado di portare in luoghi sconosciuti. Beh, immagino non siano le storie di un vecchio. È stato bello chiacchierare con te, ora me ne starò qui. Hai detto tutto. Ma che chiacchiere è stato un soliloquio? Hai rotto i coglioni? Hai attaccato il siluro. Però ha detto una cosa, ha detto... Che la luna rivela delle strade... segreti. Che specchio abbiamo? Quindi secondo me all'esterno. Specchio? Quali specchi? Qualche specchio. Dove stanno gli specchi in Baldo? Io dall'inizio proprio. Allora, io posso dire che è un gioco che per essere portato a termine ha bisogno di una memoria fotografica del giocatore. Sì, no, ma non è quello il problema, perché cioè io me la cavo con la memoria. Ma lo specchio. Ci sono degli specchi, li abbiamo visti, boh, io non ho memoria. No, perché non mi sono, non servono un cazzo gli specchi fino a ora che... Quindi tu non hai la memoria fotografica, hai la memoria opportunistica, cioè ti ricordi solo le cose che ti interessano, ma in questo gioco ti devi ricordare le cose inutili. Io non ho nessuna delle due memorie, quindi per me Baldo potrebbe essere un FPS ogni volta che iniziamo a giocarci, poi scopro che è questo. Ho fatto una canzone religiosa. Sì. Ho paura. Aspetta, ma non dovevamo passare dal fabbro? Non mi ricordo perché dovevamo passare. Dal fabbro? Dovevamo andare dal fabbro. Di notte? Non lavora di notte questo. No, questo lavora sempre. Grazie a te, sono tornato in affari, sai dove devi essere qui? No. Quanto odio sta cosa, ogni volta che avrai bisogno di adattare, torna qui. E? Non siete d'aiuto comunque, non so se ve ne siete resi conto. No, ma oggi nessuno sa cosa fare, questa è la verità. Oggi nessuno sa cosa fare. E Sabrina lo sa meno di noi. Fermo, aspetta. Avete sbloccato il giorno e la notte e alla fine non avete capito come accedere a dietro il castello. Praticamente avete chiuso un problemone perché effettivamente siete bloccati. Usate la guida, anche se pure quella non si capisce. Com'è? Perché è andata... Ah, quindi tu hai controllato la guida e non si capisce? So che a voi piace.
Beh, ah, c'è già Rocco con la guida aperta. Mo ci no, pensi. Mi dovete rompere i coglioni. Allora, hai bisogno di un vestito per andare nel freddo. Quindi, ah, trova un vestito notte. Per il freddo. Dopodiché dobbiamo andare. Oh, no, lo voglio sapere! Io mo troppo, io cangiello tutto. No, però c'ha ragione. Cangiello tutto. Però Rocco c'ha ragione. Dobbiamo andare nel freddo. Oltre il pugno di Ursula. Precisamente. Che Nicola sa dov'è. E seguire le indicazioni per cavallo. Basta, qui siamo di nuovo in pista. Qui ci mettiamo una... Sì, almeno sappiamo cosa fare. Tanto ci sono diverse difficoltà. Tipo, dov'è quello che vende i vestiti? Come fai a saperlo? Come cazzo hai fatto, Nico? Come fai a saperlo? Ma io le so le cose. Ho finito i soldi. Cioè, di tante città che ci sono in questo gioco, di tutte e due le città che ci sono in questo gioco, si ricordava quale fosse. Frai. Ma che stiamo... La palla, Frai. Prendi la palla, prendi la palla. Che c'è? Prendi la palla, Frai. È strano. Vecchio. Bravo, bravissimo. Dove sta la palla? Eccola. Madonna, la ci sento in pericolo. Mo io devo andare qua. Madonna, da topetta. La nipota di Sorchetto. Dove deve andare? Caparezza. Allora, mulino di Ursula superato. Indicazioni verso Camarons. O una cosa del genere. Ma il mulino... Ah, eccolo là, Ursula. Sì, mulino di Ursula, dicevo. E poi a Caparuso, what? Sì, a Caruana. No. Caparuso. Poi verso Camaruso. Oh, penso che sia il bosco brumoso a questo punto. Non lo so, devi trovare la neve, ok? Beh, no, se si chiama Caparuso vuol dire che... Quel luogo c'ha tre nomi, sulla mappa è uno, poi arrivi, poi è un altro. Ma dai, che casino. Questo tasto? L'abbiamo aperto? Ma io che cazzo, se non mi ricordo. So sì, che ci siamo stati. Indicativamente. Madonna. Vedi che è rallentato pure la botta che mi danno i cosi. Ma sta andando in risparmio energetico? Beh, no. A parte il fatto che se io fossi una Xbox Series S andrei a risparmio energetico con tutto tranne che con Baldo. Non mi pare un gioco molto esoso in termini di risorse. Lo sapevo. Pozione rossa, mezza bottiglia. Ma poi ci siamo andati. Oppure le pozioni ti danno a metà. Mai una cosa intera ti danno a sto cazzo di gioco. È nuovo. No, avremmo preso quello, Rocco. Che poi tutto il gioco è identico a se stesso, è un altro paio di maniche, però. Fungo scatia, capito? Valeva proprio la pena entrare qua dentro. Io pensavo che fosse... uno sbocco, invece è un vicolo cieco, un dead end. Che è uno sbocco? Il gioco intero è uno sbocco. Ci attento. Guarda dietro lì. Che cattiveria, raga, è tutto cattivo. Vedi dove va? No, la strega maneca. Rocco, io fra un po' ti caccio via, non vedi come te lo dico, stai esagerando. Ma tu, cioè, scusa, veramente vuoi continuare a vagare senza me? Cosa avrei fatto senza guida? Questo. Saresti andato alla biblioteca. Continuerò ad andare a fare questo. E ora che c'è? Adesso puoi parlare con i gatti, che altro vuoi? Se vuoi una pozione parla con Maria, non lo vedi? Ma chi è Maria? Ingannata, elegante, non ci crede, bel viso.
Era più bella, fammi un favore, nel corso dei tuoi viaggi cerca il mio assistente Camuria. Forse è andato a parlare del suo padre, una cittadina Nico. Chissà se gli passa per la testa quel peloso gatto. Comunque, sinceramente, non mi interessa, almeno per ora. Puoi parlare con loro. Io. No, Maria. Maria è la stessa bambina. Una nuova scopa, tutta per me, grazie, sei davvero gentile. Avevamo una scopa? Però niente, lo sai che si arrabbia facilmente. Rimanga tra me e te, questa nuova scopa è fantastica. Accetto questo dono con ringraziamento. Pozione nera, mezza bottiglia. Questa lei potente sta? Pozione è fatta usando la valuta Gaziri. Può essere comprata nei negozi di maniche. Bevoli per scomparire per un breve periodo. Cioè, la pozione dell'invisibilità. Ce l'avevamo già, in realtà. No, quella è un'altra. Però facevano la stessa cosa. Liquido blu, mezza bottiglia. Una cosa di certo. C'è il crafting. Volevo dire, come fa a peggiorare un gioco? Niente. Ma in tutto ciò da dove sono entrato? Da su. Perché c'è una po'. Ah sì! Ma guarda che cazzo. No, guarda che non si capisce. È vero, il verme Bobbit. Però vedi, ho concluso una secondaria. Tutto perché ho seguito il mio istinto. No, ma buon per te. Ma ormai in questo momento, cioè, tu puoi andare ovunque e ovunque c'è qualcosa da fare. E quella è la cosa che manda. Cioè, poi non dite che Elden Ring è dispersivo, perché Elden Ring rispetto a Baldo è. E dall'incedere chiaro e cristallino. Beh, insomma. Almeno qua qualcuno ti dice quello che devi fare ogni tanto. Vabbè, Elden Ring sostanzialmente è facile andare avanti. Devi andare dove ti menano di più. Dove ti saccagnano proprio senza pietà. Quella è la zona giusta. Ah, qui busco di più. Bene. Sentiero dimenticato. Entrare è facile, ma uscire è tutt'altra cosa. Ma ci sei stato? Sì, l'avevamo già fatto. Sì, quello che dovevamo fare adesso. La biblioteca, ti ricordi? Alla Monkey Island. Dove stanno le alture leone? Come si accede alle alture? C'è Giambelli, no. Non è Giambelli. Come si accede alle alture leone? Forse da qui. No. No, l'ho già provato mai. Alture burrone, qui. Arturia... No, parlare con qui c'è una porta. Chi è questo? Che cosa vende? Nulla, è una casa, penso sia un'abitazione. Qui ci siamo già stati probabilmente, perché porca di quella puttana. Te li mettono davanti, è allucinante. Sì, comunque ho speso 1000 per un vestito, mo ve lo dico. Devi andare sulla neve, visto ho finito tutti i soldi. Non ci siamo stati qua, o perlomeno ci siamo stati. Stati quando. Quando non avevamo ancora la piccia spruzzi. Funziona. Cioè, non stava registrando, ok. Ok, adesso sta registrando. 50 dindi. C'è la foto del faro qui. Ho recuperato un po' di dindi. Ma dove siamo? Dove siamo? Mittefug. Falla vede. Che carino sto posto, è finito? Tutto lì. Però, dai, siamo a coppa di 50 dindi. Vabbè, semplice infrazione domestica. Abbiamo effratto. È chiaro da farsi, Nicola. Non vado, cioè, vedi, se prima ci potevo arrivare, adesso ci arriverò per i fatti miei, non... Però io andrei al mulino di Ursula. Andate a giocare, fatevi una vostra run e andate dove volete. Mi state costringendo a giocare contro la mia volontà, adesso io vi faccio soffrire. Sì, ma... Cioè, vedi bene che tu stai andando avanti, però senza una logica vera e propria. Tu pensa a quello che vuoi, intanto io ho raccattato 50 dindi, tu quante ne hai raccattati? Io 4, prima di darti il gioco. Ho raccattato dei dindi
ho raccattato alcuni quarti di medaglione, ho detto qua è tutto diviso in quarti. Vedi, questa è una cosa che... E infatti dopo un'ora mi aveva rotto tre quarti di cazzo il gioco. Io vorrei arrivare alle alture leone, perché mi sento di andare alle alture leone. Sì, ma mi sa che ci devi arrivare da un'altra parte, qui è tutto bloccato. Comunque io vorrei, un giorno, io vorrei essere davvero orgoglioso di un team di sviluppo italiano. Però è veramente da tanto tempo che non mi capita un gioco italiano che mi piace giocare. È da Blockstorm che non mi è capito un gioco italiano che perché, mi piace. Perché non ci posso parlare con questo? Non sto vendendo l'asse. Ma è chiaramente una cosa che qua deve funzionare, no? È interagibile in effetti. Sì, sì. È interagibile perché ci sta l'animazione e basta. Aspetta, ha parlato? Ha detto vai al mulino di Ursula? Secondo me lo spaventapasseri parlerà, ma non oggi. Bisogna sbloccare qualcosa. Magari di giorno. Tanto è un gioco fondato sul backtracking, è vero, Fry? Visto che ti sei messo qua sotto, io ma ti impasto un attimo le cicce, così faccio. Non mi leccare, ma non mi leccare! Da questa parte. Sto cane si difende leccando. O no, gli impasta le cicce e lui lecca. Io qui devo andare, capito? Ma... Baldo è assai speciale come eroe. Baldo le gambe non le ha. Le ama per bellezza, tipo... non hanno una funzione particolare. Quello si può spostare. Si può spostare quello. No, questo è per Dio. Guarda che più. Oh, guarda qui. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Sembrava però. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Io discendo qui perché potevo andare da questo lato. Quanto mi piacerebbe riguardarmi Pollon. Sono anni che non vedo un episodio di Pollon. C'è un sacco di doppio sensi Pollon. Beh, la versione italiana penso che sia anche meno doppio sensata di quella originale. Pollon. Valle di Solino, ci siamo già. La strega maneco da questa parte. E siamo già passati di qua. Non siamo mai stati qua. Andando, ho trovato un. Cinque dindi. Era profondissimo, erano 20 metri. Ma sembrava. Erano 20 metri di caduta libera. Intanto. Oh, sta zona è nuova, raga. Questa è una nuova zona. Come abbiamo fatto a non andarci mai qua? Secondo me ci siamo andati. Eh no, non abbiamo preso un cazzo. Colline panza, sempre qua stiamo. Il tuo leone. Ehi! Vedi, non ci siamo mai stati. No. Madonna, che liscio. Alture leone. Ah, però non... A volte lo sbilanci, a volte no. Sì. Non ci siamo mai stati qua, ragazzi. Sì, che bello è l'ingresso dove non riuscivi a passare. Sì, sono dall'altra parte, ma io mi ricordo di esserci stato qua. Però avresti preso quelle cose. Però intanto si fa i cazzi suoi. Io qui mi aspetto qualcosa di altissimo. Lascia la puttana. Nulla. Un molare ti ha tirato fuori da. Ok, dove sono? Secondo me ti stai avviando alla zona fredda. Questi bei vestitini invernali che hai ti serviranno. Pini, vedi? Sta cambiando la vegetazione. No, poi si va per il villaggio dei gufi, secondo me. Oh, ah, non è mai come sembra in Baldo. La mappa.
Chissà se esiste una speedrun di Baldo. Speedrun dura 12 ore. La mappa. Vai. Che cazzo. Eh sì, qua c'è un mappatore. Ecco qua sopra, qua sopra. Buono così, buono così. Che bravo! Si è ricordato che i funghi significano mappa. È un'unica cosa. Troppa grazia, Minisio. Ci ha scoperto ben 4 cm di mappa. Oh, dà più soddisfazione trovare le mappe su Elden Ring, ma vi rendete conto che è più punitivo di Elden Ring questo? Ma come cazzo è possibile? Qua che ci sta? Qua? Ramo. Beh, questo mi vendere altre cose. Quanto costa un pane? 6 dindi. No, non voglio vendere, puttana miseria. Però vedi quanto è immersivo. La batteria qua si scarica. Dobbiamo attaccare il portatile. Corro. Corro, voglio. Ragazzi, finisce la batteria, questo gameplay di Baldo si fermerà. Sono arrivato. Oh, neve? E io non ci voglio andare. Eh no, ci devi andare invece. Voglio andare. Ma non lo vedi che sei vestito elegante per la neve? Oltre il torrente. Sei cagato sotto, fra. Diciamo che fra si caga sotto abbastanza spesso ultimamente perché ci sono tutti rumori inquietanti qua dentro. Uno scoiattolo ha droppato 5 code di scoiattolo. Era uno scoiattolo un po'. Era transgenico, sì, aveva. Sì. Uno GM. Che dite, muoio qui sì. Dentro? No. No. Però il piccolo Baldo non riesce a. Ma vedi? Oh, raga, ci siamo, zona nuova. Vabbè, è un bobo, nulla di. Però ho fatto la stessa animazione di quello che. Di quello al tempio. Quindi secondo me lo devi portare. No, è sempre stato così. Dici? No, lo posso portare. Me lo porto in giro. Ma quando finiamo Baldo facciamo la recensione? Ce lo finiamo. Perché Baldo va finito prima di recensire. Che sennò facciamo la fine di tutte le testate che hanno dato tutti fuori. Vabbè, ma si può proprio concludere dicendo è un'opportunità buttata alle ortiche. Sì, perché poi il potenziale c'è anche tanto. Madonna! Curati, curati. Usa una Estus. Uno, senza esagerare. Un parfino. Sì. Che sta prendendo il volo il portatile. Però da notare come siamo tutti assorti da. Io stavo sentendo il tip e tap sul tronco che non riportava con il movimento dei piedi perché andava pianissimo, sentiva ta 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 ta. Sì, me la devi rifare tutte le volte, un po'. Ah, te la rimette? Hanno su ogni menu te la fa. Allora, un ramo, ma che cazzo ci sta a ramo? C'è pieno gli alberi, è pieno di alberi, ramo, si chiama ramo. Ma non vorrei che questo fosse la cosa segreta là del passaggio. No, forse è questa la parte segreta. Oh, andiamo a ramo. Troveremo qualcosa da fare, almeno una zona nuova da esplorare. No, magari. No, adesso noi abbiamo passato tutti quanti. Se ci sta una roba dei gufi è perché ci siamo andati già, no? Quindi siamo a ramo.
Guarda che palle. Poi perde interesse dopo un po'. Oddio. L'ho appena perché? Rinnovato l'interno. Perché ha fatto si è rifomentato. Una pietra. Io lì dentro. La manetta. Comunque muoiono troppo belli gli animali. Questo cerchio. Questo cerchio. Questo è il Elden Ring. Perché? Perché ha preso il bobbo. Ma dici che serve a qualcosa? Non lo so, cioè la buttano lì, è una scultura del cazzo. Dai ragazzi, mettiamoci una scultura per depistare ulteriormente. Ma l'abbiamo già fatto con il gioco. Un globo? Beh, almeno i globi servono. Vabbè, ma ce ne abbiamo 80, voglio dire. Ma tanto secondo me le cose che compri con i globi costano tipo 50 globi. No, i globi servono per... I globi servono per attivare la fiamma. Sì, la fornacella. Ma tipo l'abbiamo scoperto mesi fa. Sì, no, ma non ricordavo. Un po' come tutto il resto. Sacchetto di polvere. Ragazzi, non vi lamentate del fatto che non mi ricordo le cose. È difficile ricordarsi le cose di Baldo. Ma questa è una foresta di Bobbo. Io i commenti di Baldo non li ho letti, ma adesso sono proprio curioso di sapere se c'è qualche ragazzo che sa tutto, che ha seguito tutto, che si ricorda tutto. No, cioè si ricorda tutto magari della nostra serie, ma non credo esista un utente che ha finito Baldo per intero e che commenti i nostri video. Cioè se uno finisce Baldo o lo fa con la guida o è americano. Ma Minisio di merda, ci stanno i funghi. È vero. Li fa crescere lui. Ah, già ci siamo andati qua. Anche perché questa zona ce l'abbiamo sbloccata, no? Sì, abbiamo parlato con la dea foresta. Madonna mia. Che bello. Ma non è che la dea ci deve di qualcos'altro, Modi. Bravo. È il momento di pressione di prima. Portami tutti i semi di Bob che trovi, sì. Non ce n'ho più i semi di Bob. A posto. No, perché veramente in questo gameplay non stiamo facendo nulla. Ci vorrebbe un dungeon, una sfida, qualcosa. Nascosta da qualche parte a Rodia. È incredibilmente potente. Faccio una domanda. Allora, tecnicamente un giocatore che vede la bomba nascosta da qualche parte a Rodia va a Rodia e ci passa la vita spulciando ogni angolino di Rodia. Secondo voi è così che dobbiamo fare? Secondo me è tipo o nelle segrete. C'erano le segrete? Nelle segrete il castello di Rodia. Vabbè, però magari o l'hanno buttata lì così non ci puoi accedere. Non saprei. Io non so che proporre. Oh.
senti che palle questo. Non l'ho letta, mi sono ricordata delle guide inutili che avete letto voi l'altra volta. Confido in Rocco, dice Sabrina. Sbaglia. Oggi Sabrina hai sbagliato. Dai, perché anche Rocco non sa che cazzo si... Cioè sa vagamente... Ha preso una penna, vai. Sa vagamente dove dobbiamo andare. Ma qua non siamo mai stati. Io sono stato molto dettagliato. Madonna! C'eravamo stati qua? No. Sì, ci siamo stati perché... Però ci siamo stati poco. Dobbiamo scavare. Poi ti ha dato la testa di serpente nero come se fosse una novità. Poi ci sta il tizio che sputa. Ti ricordi che dovevamo portare tipo... I gufi? I gufi. Oh madonna! Mi ricordo. Sì, l'avevamo fatto... Ma l'avevamo fatta poi alla fine? Abbiamo attivato il mulino là che era il... Cazzo fa? Ah, perché stiamo di notte, ecco perché cambiano le cose. E c'è più attività notturna. Ma lo Shiba che ci fa? Complimenti. Voi immaginato che anche lui avesse problemi con i muri invisibili. Vuole ardentemente questa penna. Eh no, lo so. Che devi fare con la penna, Fry? La penna ferisce più della spada. Questi nascono solo di notte. Qua forse poi scende, ok. Questi qua? Sì, non l'ho mai preso. Vedi, pure gli scorpioni. Va speditissimo. A manetta. Quindi tu ti dovresti rigirare tutte le zone anche di notte perché potrebbe esserci fauna o risorse che di giorno non ci sono? Mm-hmm. Le palle. Esatto, finalmente un po' d'azione, una boss fight. Il torcinello. Guarda. Che qui non passi. Tutti fanno lo stesso suono qua. È un robot civetta, però. Bravissimo. Buono! Non mi dà più soddisfazione. Il braccio serve soltanto per farmi soldi. A me. Braccio di robo gufo. Fry? Beh, se non altro uno in questa stanza si sta divertendo. Baldo si sta divertendo. Madonna, raga, madonna. E mo? Ti vorrei dire, c'è Minisio però, Stefano. E ci sei stato qua da Minisio? Questo di solito sta nei punti alti, quindi probabilmente sta qua sopra. E credi che non ci siamo già stati? No. No, allora sì, trovalo.
c'è una zucca. Mi porto sulla cattiva strada. All'inizio le zucche avevano un significato. Ma non è che è stato solo di giorno, Minisio di merda? Chi è Minisio? Quello che ti dà le mani. Dopo 40 ore di gioco. Vabbè, ma manco io mi ricordavo, cioè. Beh? Un muro invisibile. No! Mannaggia. Ah, no. Non che... Oh, a trappesca, se questo significa che... È l'inizio della... No, questo penso sia l'inizio. No, ci sono funghi anche vicino a sto coso. Però erano più intensi in quell'altra zona. Quindi tu da qui inizi a vedere che c'è Minisio. Non di qua, ma di là. Questa zona non la conosco. Allora, andiamo da Minisio perché è importante scoprire la mappa. Poi ci preoccuperemo della bomba dei gufi. Ma spavano questi portieri? Ma scusa, non ci siamo appena passati qua. Ok, siamo lontani da Minisio adesso. Ma che è sta zona? Sembrerebbe una spiaggia. Prateria di Sinaro. Deserto Marui. Oh. Siamo stati al deserto Marui noi, sì? Sì, però volevo prendere la cazzo di mappa. Non è magari in alto a destra Marizio? Allora, qua c'è Minisio. Cioè, nel senso, ci sono i funghi. Verrebbe da salire qua sopra, in effetti, sì. Ma non vorrei che magari Minisio c'è solo di giorno. No, l'abbiamo trovato prima. È vero, sì. Queste servono. Coda di lucertola rossa per fare pozioni? Sì. Zucca rossa. Senti quando puzza qua dentro di cane. C'è un bello odore. Un odore simpatico di cagnetto. Sto schifoso. Fry. Si è fissato con questa penna. Che vuoi, Fry? Guarda, guardalo. Stacco le orecchie, Fry. Perché è diversa dalle altre. È di legno, è una penna. Ah. Per lui è un osso quello sulla sgranocchia. Dove Cristina l'aveva sta sto tizio? Ma porca. Guarda la secchezza con cui si perde la vita in questo gioco. Io non ho... Non è che nel deserto di notte fa freddo, quindi... Qua sotto. Quel vaso? Andava portato in salvo. No, l'ha rotto, l'ha rotto. Fortissimo! Tornato di là, senza un motivo. Ho fatto cucù 7 te. Hello error. Pizza a me. No, mai visto quel nemico. Folle quel nemico lì. Una novità però, dai, una novità. Una novità, sì, qualcosa di stimolazzo! Oh, bravo! Ehi! Ancora. Un altro. Sembrano i teleport di Elden Ring. È vero. È come quelli di Elden Ring nel 90%. Ma qua sicuramente ci devi avere la bomba della mamma di sviluppare. La bomba. Che poi sta bomba che cazzo è? Nel senso, io non... ormai me la sogno. Però la mia compagna ha detto che stanotte parlavo nel sonno e dicevo ok. Si è condiscendente anche in sogno.
Dicevo ok, ma non so a cosa o a chi. Vabbè, me ne fotto il cazzo dei mini, cioè non già sta. Sarebbe stato ancora più bello se nel sonno avresti detto oi oi. Oi oi, oi oi. Oi oi. Oi oi. Una cinema. Oh, c'è un altro mercato che ti dà il giorno e la notte. Oddio, che ha fatto Ba? Beh, sta ma... nel deserto vestito invernale. Ma non credo. È sorridente, dai. Sì, è contento, ma anche no. Quanto è lungo sto cazzo di deserto? Ma to è enorme. Comunque è tipico, nella zona in basso a destra delle mappe c'è sempre il deserto. Pic. C'è questo. Ma non c'è una punta. È la caca. Se ne è mangiata. Fry? Sì, là c'è un pezzetto di spugna azzurra. Tutto ciò che cade a terra è suo. Cioè un vaso nel deserto. È letale poi tra l'altro. Wow, 151 dindi. Ma è la prima volta che vediamo così tanti dindi. Che bello che è Baldo, raga. Che faccia stupida. Vai. Molto in tappiano. Madonna. Gli hai fatto l'affronto. Quello gli devi fare il trucco di magia. Madonna. Me ne hai fatto il cazzo. Bravo, mi piace che stai rushando. Perché in questa zona. Madonna, ma è lunghissimo il deserto. Benissimo, figlio di puttana, non ci si può arrivare. Figlio della merda. Devi trovare l'accesso a quel ponte. Guarda che stronzo. Segui il ponte e arriva dall'altro lato. Sì, però che bastardi, che guarda, mancava un millimetro. Cioè, un bambino in buona salute sarebbe salito là sopra. Baldo no. Guarda qua, ma che cattiva, guarda, guarda. Baldo, l'eroe con l'accompagnamento. Ho trovato un altro nemico, un cactus. Ma no, no, dai! Mocca il cactus. Si spona pure sul palo. Si spona sul palo, son 1000 punti. Tra l'altro al cactus gli hanno fatto un buco di culo in faccia, avete visto? Guarda come crea il brivido Redez, vedi. Cavolo, sto in ansia perché se cade poi dobbiamo rifare tutto. Esatto. Bravo Daminizio! Sì. No, no. No. Ma perché la prima opzione è no? Vuoi una mappa? No. No. Questo posso solo rivendere. Ma che è tuo pazzo? Che vuole? La zamba di coniglio. Vabbè, ma io le zampe di coniglio le ho comprato, ho speso 1000. Che non c'avevo voglia proprio. Attendo che sia l'acqua qua sopra la testa, proprio. Non sembrava neanche acqua. Infatti, sì. Sembrava una nuvola sospesa a mezz'aria sopra di te. Dai, 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 ragazzi, ci siamo, sì!
passaggio in negozio. Io però tutte le volte che tu fai così capisco perché non riusciamo ad andare avanti. Abito di Alpo, deserto Marui, sono noti per essere grandi. Spero questo abito può resistere ai climi torridi. Buongiorno mio giovane, benvenuto nella mia umile bottega. Se mi piaceva, a volte i visitatori mi portano gli oggetti. Deserto, io posso controllare se qualcosa mi potrebbe interessare. Che ti serve? Quindi lei compra. Madonna, come si sta accomodando fra. Sta un po' scivolando però, è vero? La galleria. Non devi risentire un po'. No, il trucco è non pensarci. No. Non ti sei portato? Non ho portato i power up. C'ho le gocce per gli occhi in caso. Se accendi tutte queste torce succederà qualcosa di magico. Tipo, oh, io, ma c'è il fuoco. Sono Topetta, c'è cioè Topazzo, Topetta è la cosa, sono la sorella di Topazzo, vedi? Ah, vedi. Un famoso costruttore, fratello, sta bene, che sollievo. Mi manca moltissimo, mio fratello, ho detto che ti serve una vecchia asta. La niente vecchia. Di speciale, però è molto antica e sopra ci sono indizi. Si è appena luce giovane. La leva aveva bisogno di un'asta. Chi? Sì, lo so, per questo sono venuto. Il nonno mi ha fatto vedere la vecchia asta. C'è una palla. Quindi adesso che ci facciamo con la vecchia asta? Possiamo fare qualcosa? Ce possiamo... Ce l'ha data? No. Benvenuti, siamo... scusa, serve... vuoi riposarti per un po'? Così è di giorno. Cambiamo giornata. Bravo, vestito invernale nel deserto di giorno è proprio una buona idea. Va bene. Bravo, Baldo. Morirò. Oh, così ci arriviamo subito, vedi? Che spettacolo! Quindi mo dovevamo mettere l'asta? Una leva aveva bisogno dello stesso materiale di cui era fatta di solito. Aspetta, dov'era la leva? Dov'era? Tu hai memoria fotografica, dove dovevamo usare una? Adesso te lo dico. Prima voglio finire. Io mi ricordo benissimo questo. Uno di questi giorni seguiva il sentiero delle sfere, ho esplorato molte parti. Lo so io qual è il sentiero delle sfere. Vecchio, ormai chissà dove provengono le sfere. Così rotonde, vengono. Ma può essere che apriva il cancello di Rodia? Mi ricordo che c'entrava Rodia, mi sta facendo. C'entrava Rodia? Allora io confido nella memoria di Nicola. Confido nella memoria opportunistica di Nicola perché lui si ricorda una cosa che gli serve. Ma io non ho capito però, minchia, mo devo scendere lì per andarci. Ma quando ci stanno? È un mondo enorme, ben strutturato, in cui succedono cose infinite. Che cazzo vuoi dalla vita mia? Benvenuto al deserto, no, mite. Abbiate spiegato a usare pozioni di notte fuori. I serpenti delle Topetta si assicuri di spegnere le luci dell'oasi. Altrimenti ci attacca i bebbero. Ma quello tu stai accendendo le luci? Spegnere le luci. Io le accendo, così arriva il serpente, il boss. Come le spegni? Ma quanta gente con cui devo parlare? Ombrellone. Se qui per noleggiare ombrelloni, noleggiare un ombrellone dei topi. Ci sono un problema, ho 3 dipendenti sparsi nella spiaggia. Vuoi andare a prendere i miei cazzo di dipendenti? Però non sono 4. Qua in tutto in questo gioco è 4. Io comunque sono protetto dalle intemperie perché ho quello per la neve. D'altronde chi si metterebbe il vestito per la neve nel deserto? È per forza un baldo. Una cosa che rompe il gioco, no? Devi accendere quello. Che palle, mi aspetto sempre che succeda qualcosa. Non succede mai un cazzo, vero? La soddisfazione che dà questo gioco è... Scusa un attimo, una bacchetta del fumo. No, portami 4 oggetti. No! Li hai trovati? Sì, tutti. Torna quando avrai. No, dai, no. Ha provato a fare il gioco delle 3 carte. Dai, ti ho portato tutto quello che volevi. La bacchetta del fulmine. Non ho manco letto che vuoi, ma te l'ho portato.
un nuovo altecamino fragico. Vado. Ma quindi se andate, se esco da qua perdo le vite, eh? Sì. Madonna, stai morendo. Mettiti un vestito leggero, spogliati. Voglio solo vedere che cos'è quel grosso buco di lì. Ma ha cambiato di nuovo voce. Ma perché va a Baldo orgasmo da donna? Eh? Volevo vedere solo che cos'è questo grosso coso. È una grossa cosa. È una roccia. Ha quattro personalità diverse, Baldo. Sì, sì. Quando alzai i carichi, è tipo un vecchio. Quando si fa male, oh! È split. No! Come? No! Che è successo? Stai tornando... Non avete capito? No. Sì. Topetta è rapidissima. Che palle! Però è di un punitivo che non si è mai visto. Adesso, cioè, dovremmo andare nei sotterranei di Rodia a trovare Topaz, a dargli la leva. E così lui infila la leva. La vecchia leva. Quella leva. E ti ricordo, ecco, che te vai dal castello di Rodia. Comunque ho capito perché quella bambina scamma la gente. Perché deve aiutare sua mamma che ha un problema ai piedi. Volevo vedere una cosa. Ma da quando stiamo registrando? C'è scritto. Dove? In basso a destra. Ah, da poco in realtà. 1 ora e 3 minuti. Sembrano 2 ore, eh? Sembrano 2 ore. Perché in questo gameplay, madonna, quanto mi mette l'ansia sto posto. Con sta musica di merda. Guarda, frega, paura della luce. Madonna, ragazzi, siamo vicini alla bomba dei gufi. Non è la bomba qua. Come no? No, è Diana. Mamma mia, che parkour. Bella, mi è piaciuta. Dove devo andare? Qui sotto. Sei sicuro che è qui? Qui avevo già fatto. Sì, che ti eri ricordato a memoria. Era arrivato nella stanza con Topazzo, che è uscito Topazzo dal nulla. Qua sotto stava, no? Penso sì, che per... devi tornare là. Però non mi ricordo. Non mi ricordo nulla di sta zona qua, quindi se siamo nelle tue mani. Sì, era... dovevi scendere. Sì, lì, poi... poi c'era quella bella scalinata che c'era piaciuta a tutti. Orco, 2 volte, cazzo, ogni tanto esplodo, ogni tanto no. Anche questo mi ricordo. È tutto randomico, ragazzi. Beh, i globi li stiamo usando molto. Ecco, lì c'è una cosa scoperta, vedi, dove devi mettere la vecchia leva. Ma che cosa? Ma che scatto? La leva in tuo possesso non è adatta. Oh, ma stava scherzando. No, bella. La leva in tuo possesso. Ci sono 2 leve. Ma magari Topazzo ci deve fare qualche suo lavoro. Troviamo Topazzo, vi prego. Un lavoro. Allora, ma che è sto? Apparteneva a Topazzo. È stata forgiata. Può essere usata anche così. Ma un fabbro che sappia maneggiare. Dobbiamo andare. Lo sappiamo. Sì, però non si fa. Lo sappiamo, dai. Non si fa.
si fa così. Cioè, queste, ragazzi, è una cattiveria inarrivabile. Come si fa a fare una cosa più cattiva di questa? Intanto sto sentendo tutte le parole celate nel silenzio di Redez in questo momento. Cioè, ma è roba da Terzo Reich questa qua. Cioè, qua è il dottor Mengele, il programmatore qui. Cioè, come cazzo fai a essere così cattivo? Ci ha fatto arrivare dall'altra parte del mondo, capito? È vero che dovevamo leggere la descrizione, ci diranno nei commenti. Voi dovevate subito leggere la descrizione. Invece, presi dalla gioia di aver trovato una leva, siete andati a usare la leva. È vero, dovevamo leggere prima la descrizione. Però è pure vero che non ti viene in mente, no? Non è giusta la leva, ce ne saranno altre. Quando cazzo mai? Dov'è Fabio? Parti. Vai dai cantucci. Oh, grazie. I cantucci sono tra i miei biscotti preferiti quando non c'è null'altro. No, fai, tu non puoi gradire dei cantucci. Però questi sono buoni, cazzo. Ma sono. Ma è frutti rossi. Sapete che è? Che non bevo vino. Quindi per me i cantucci sono... Il Vinsanto però ce ne no. Ma che cazzo lo fa il Vinsanto? Io ho comprato una bottiglietta da 25, costa 50 euro. In culo. Il meccanismo! Quindi mo funziona? Leggi la descrizione, non sia mai che... Non mi interessa. Leggi la descrizione. No, vado là e basta. Oh! Se ci sta scritto che sta leva è troppo nuova per funzionare su vecchi dispositivi, non è colpa mia, è colpa tua. Allora, ditemi voi, cosa aggiunge al gameplay il fatto di dover andare a fare questa cosa? Niente, una rottura di palle. Un metro, era un metro d'altezza. Erano dei blocchi. 59 centimetri sono tanto ieri sera la mia dolce metà è arrivata al castello di Gran Tempesta su Elden Ring e ogni volta che moriva e riprendeva le rune si rendeva conto che erano di meno di quante erano quando era morta. C'è il motivo, c'è uno stronzo al cancello con cui parli che quando muori ti toglie le rune, se le ingula lui, però è impossibile capirlo. Era per quello, quindi. Era per quello. Però, se tu torni all'ingresso di Gran Tempesta e gli meni, lo uccidi, ti ridà tutte le rune che si è preso. Ah, è una banca allora. Sì, la cosa buona è che lui diventa tipo un mercante, ti vende tipo il brocchiere, lo scudo piccolo, che quello è buono per fare Perry. Quindi tu gli, ti compri quello che vuoi e poi. Sulla mia run io non l'ho ucciso, quindi mi sono fatto tutto Gran Tempesta perdendo rune e non notandolo perché sono numeri. E noi ci vediamo al prossimo tentativo, ragazzi, perché io mi sono rotto i coglioni. Salviamo qui, alla prossima.